Martini. Ciao, benvenuti. Sì, oggi un nuovo video dei nostri ricordi, sì, che vi piacciono tanto tanto tanto. Infatti sono in tanti a commentare questo video. Meno male, dai, che bello. Quindi, grazie per l'affetto. Grazie, grazie, grazie. E oggi parliamo di Pokémon. I nostri ricordi sui Pokémon, come li avevamo conosciuti, come abbiamo cominciato ad amarli. Io mi ricordo che ho visto i Pokémon per la prima volta appena erano usciti in Italia e avevo chiesto il gioco per il Game Boy a mia mamma. Sì, però erano tutti esauriti, perché io mi avevo svegliato un po' tardi per quanto riguarda la mania dei Pokémon. Erano un grande fenomeno. Sì, tantissimo, i negozi non c'erano più. Io avevo già il Game Boy, infatti l'avevo chiesto a lei e forse una Pasqua era. E avevo mandato mia mamma in giro tutta la città a cercarlo, ma non c'era perché era esaurito. Alla fine mi ricordavo che l'avevo visto in rimanenza in un posto. Lei è andata lì e l'aveva preso con malavoglia perché aveva pagato un bel po'. Eh sì, quello era in rimanenza, chi lo poteva. Perché costava un sacco. E comunque era Pokémon blu. Uguale, neanche farà apposta anche io per il blu, perché appunto da piccoli non ce l'avevo perché costava un sacco, i miei me lo compravano. Però c'è questo amico che aveva tutte e tre, quindi ho detto guarda, mi fai così pena che ti do il blu, così almeno giochi e ne rompi le scatole. Il rosso, il giallo. E questo, guardate, questo sì, è quello esclusivo, perché è in edizione limitata, Pokémon giallo. Con Pikachu. Pikachu e Pichu. E Pichu. Beh, sono belli i Pokémon. Cioè, abbiamo passato tante, tante ore di. Che bello. Io ogni giorno mi ricordo che alle 4. Perché io giocavo sempre in via con i miei amichetti. E fissi, c'è proprio una cosa che adesso, tipo, adesso non si vede più, no? Però una volta alle 4, puntuale, 4:10, tutti a casa! Tutti a vedere Pokémon. Quindi la via si isolava completamente perché tutti dovevano guardare Pokémon. Che bello, vedi. Quindi a volte magari guardavamo insieme nelle casette, tipo, non so, a casa di qualcuno in particolare andavamo, facciamo merenda e guardavamo Pokémon. O se in generale tutti a casa propria a vedere Pokémon e poi dopo mezz'ora ci si vedeva per giocare insieme. Io noto che Pokémon come fandom è quello che ha più non so come spiegare, però purezza, amicizia. Cioè, io mi ricordo che quando ero piccolo bastava che andavo in giro con il Game Boy in mano e se c'era qualche altro bambino che ce l'aveva o anche semplicemente le carte da scambiare e tutti si diventavano amici in un attimo. Non contavano le preferenze di no, anche di altri discorsi, no, però no, a me piace Pokémon, ti piace Pokémon, basta, siamo amici. Basta, siete amici. E quindi mi ricordo che proprio durante il periodo di Pokémon io ho fatto tantissima conoscenza apposta, cioè proprio per questa cosa qui, perché magari era per scambiare i Pokémon, per darsi consigli, le figurine, le carte. Io mi ricordo che compravo i le carte. A parte le carte. Che con quelle carte abbiamo avuto in fallimento i nostri genitori. Perché Madonna, ogni volta che ci andiamo per cercare Charizard, quanta fatica mamma abbiamo fatto. Charizard, Blastoise. Comunque, dicevo che io leggevo sempre Pokémon Mania. Sì. Ora Pokémon World. Pokémon World. Pokémon World. E io mi ricordo che c'era in un numero, appunto, la guida di Pokémon. Adesso mi ricordo se era Pokémon Rosso, quindi i giochi di Game Boy primi. Sì. E proprio lo leggevo tantissime volte. Alla fine allo sfinimento, fino a consumarla. Tante volte, perché io in gioco non c'avevo, quindi immaginavo appunto come poteva essere giocarci, no? E quindi proprio lo consumavo questo giornale per come, cioè leggendolo un po' come se in realtà ci giocassi, no? Proprio infatti quando ho avuto il blu, basta, anche proprio mi sono detto male gli occhi quando giocavo, perché mi si incrociavano gli occhi la sera, quindi dovevo fatto smettere. Io quante pile scaricavo? Prendevo le pile del telefono cordless che erano ricaricabili e le mettevo nel Game Boy. È utile. Io qua si incazzavo. Luke mi dice che si incazzava. Si arrabbiava. Che poi ci segnala YouTube, con le istruzioni di adesso. No, comunque, anche un'altra cosa che mi ricordo che volevo assolutamente era il Pokédex. Io proprio lo volevo, una di quelle cose che volevo di più in assoluto, insieme anche il Furby c'era nel 2000 che lo richiedevano. Furby e Pokédex. E che era questo? Lo ricordate il Pokédex? Era Tiger. Infatti lo volevo così tanto che per la fine mi ricordo che eravamo a fare la spesa un giorno, adesso nel periodo di Natale, e mia dalle zia... Dall'esasperazione. Mia zia però, mia zia me l'ha regalato praticamente, ho visto che l'ha messo al carrello, ho fatto finta che in realtà non ho visto nulla, ma sapevo che nel carrello c'era il Pokédex. Fumetto, quindi non vedevo l'ora di che arrivasse Natale appunto per scartare il Pokédex. Infatti poi quando era Natale, per mezzanotte me l'hanno dato e basta, mi sono isolato. Fini due di notte con gli occhi gli occhi seguiranti, sì, ed ero felicissimo. Poi ho giocato un sacco con questo, facevo finta di catturare i Pokémon perché poi sì, perché vedevo i Pokémon piccolini e poi mettevo tipo numero 65 e i Pokémon che usciva, ah, ho trovato un Jadud, faccio finta che c'era un Jadud che devo catturare, quindi gioco così da piccolo. Il gioco è senza limiti, quindi bello. Poi c'erano le cards, la tops. Sì, quelle. Le cicche. Le cicche, mamma, io tutte le avevo fatte. Sia le cards, le cicche,
che le carte. Poi le carte al top. Costavano 4 euro, c'erano dentro tipo 10 carte, c'erano più o meno. Anche meno forse. Io ne prendevo tantissime e trovavo sempre Dragonair. Ma c'erano le energie all'epoca. Le energie dentro. Adesso anche... ne mettono più, ma all'epoca c'erano le energie. Quante energie ho trovato, mamma che fastidio. Noi cercavamo Charizard. Sì, mi ricordo che sto facendo ripetizioni con una mia amica. Allora ho detto felice perché c'era la madre di questa mia amica che diceva: dai, adesso finite di fare ripetizione e come premio vi regalo un mazzo di carte Pokémon. Tutte e due, quindi anche a me, che non ero il figlio, nel senso ero l'amico della compagna, della figlia. Le piccole gioie della vita. Sì, allora andiamo a prendere. Ho detto: prendete un mazzo e una bustina. Ah, compri un mazzo, compri una bustina. Poi apriamo la bustina, usciamo dal negozio, l'apro io, lo solito schifo. Poi apre la mia amica, che lei, diciamo, di Pokémon non interessava nulla, si può dire, lo prendeva perché ne va di moda. E c'è chi? Charizard. E io che piangevo. Ma si può dire una cosa del genere, eh? Cioè Charizard era proprio il top. Charizard non era nessuno all'epoca. Insomma, mi ricordo questo avvenimento che mi ha reso tanto tanto triste. Però adesso ci siamo rifatti perché abbiamo recuperato le carte vecchie. Sì, abbiamo Charizard, quello vecchio. Venusaur, Blastoise. Poi uscivano anche tutti i giorni della Diamond. Sì, i giorni della Diamond. Fanbook, gioca con. Che bello. All'epoca, l'album di figurine che avevano fatto a scuola. Vero, che lì avevano sbagliato, avevano messo che faceva l'evoluzione di Doddle. È vero, invece no. Sembrava in effetti un sembrava, po'. Sembrava, no? Faceva Doddle. Sono delle cose separate. È vero. Con Mew, quante volte cercare. Come si fa Mew? Come si chiama Mew? Mamma mia. Tutti i trucchi, infatti nelle versioni inglesi tutti si poteva trovare Missing No, tutti per moltiplicare le Pokéball. Beh, ma Pokémon World c'erano tutte queste chicche, no? Sì, che cercavo bello. Di farti capire un po'. E bug. Vediamo. E avevo preso anche l'Action Replay per riuscire a catturare Mew nella Balta e anche Celebi. In Pokémon ho argento e cristallo. Che abbiamo qui. Sì. Presi. Cristallo, argento e oro. Un'altra cosa che mi ricordo è appunto... c'era Gian, ti ricordi Gian? Sì, lo ricordo. Che era la fumetteria che io avevo in questo paese. Ci avevo Pokémon Verde. E praticamente lui sapeva che eravamo Pokémon, quindi capitava che ogni tanto andavo, magari compravo non so qualcosa di Pokémon, giornalini, cose così, ogni tanto mi regalava tipo un portachiavi di Pokémon, una bustina, raramente una bustina di carte. E un'altra cosa che mi ricordo anche, appunto, io guardavo tutti i giorni Pokémon alle 4. Poi era finito, adesso mi ricordo se la prima o la seconda serie, se forse era la terza. Comunque era estate e c'era la pubblicità che doveva arrivare appunto la terza serie di Pokémon, tipo un episodio, non da settembre. E adesso perché ho visto questa pubblicità, mi messo a piangere. L'emozione. Sì, ero bambino, ero così felice di fatto a settembre c'era un episodio di Pokémon che mi ricordo appunto mi avevo messo a piangere per questo spot. Tanto figo. Questi più o meno dopo la. Dopo l'argento, appunto, eravamo anche. Vino, Zaffiro, che Gerardo, poi io ho un po' abbandonato, devo dire che un po' abbandonato perché i Pokémon erano i primi. Poi quando sono cambiati, poi mi è preso male sta cosa e quindi ho cominciato un po' a anche con la gente. Lasciare. Ma già un po' sì. Li guardavo, ma non era questa cosa per me. Tipo, ho cominciato a. Vabbè, siamo un po' nostalgici. Siamo versione calto. Canto. Calto. Canto, per chi non lo sapesse, è la regione dove viene ambientata rosso, blu e giallo. E verde in Giappone. Giusto. Perché in Giappone è uscito anche il verde, da noi invece no. Quindi altri ricordi? Altri ricordi. Perché il fatto è che Pokémon non si è mai interrotto. Cioè, no? Dopo appunto Green Zaffiro, Rosso Fuoco e Verde Foglia, siamo andati avanti Perla. Must Pokémon. Nero e Bianco, XY, adesso c'è Sole e Luna. Poi con Pokémon Go il fenomeno è tornato alla ribalta. Eh sì. Infatti noi ci piace tantissimo, andare in giro. No. A catturare Pokémon. Alla faccia di tutti quelli che dicono che è una perdita di tempo, che è una cosa da sfigati. A noi ci piace. A me mi piace, che devo fare? e basta, dai, pensiamo di aver detto un po' tutto. Che poi in realtà per me è stato un po'. Allora, io i grandi fenomeni che ho vissuto sono stati appunto Sailor Moon, perché ero piccolo, tipo 5-6 anni. E poi appunto quando avevo 10-11 anni, ma già, no, 10 anni ero in quinta elementare, Pokémon. Sì. Quindi sono stati proprio i due più grandi successi vissuti veramente a pieno, sì. Pokémon e Sailor Moon. Quindi erano proprio sfegatati. Quando ero a scuola ricordo che in dipingita c'erano gli autobus e tutti giocare a Pokémon, con i cavetti, scambiarsi Pokémon. Sì, una volta c'era il cavetto. E nervoso che non ce l'avevo il Game Boy, fastidio.
Però lo sognavo, avevo appunto questo articolo, continuavo a leggere questo articolo in mancanza. Ma quando ce l'hai avuto poi con chi è che hai iniziato? Se non mi ricordo. Penso con Bulbasaur. Bulbasaur. Perché io ancora adesso adoro Bulbasaur, quindi. Tutti odiano, tutti dicono no, perché è quello che fa più schifo. A me piace Bulbasaur, ne so. Anche a me piace Bulbasaur. Infatti, la mia squadra di canto, cioè Venusaur, Pidgeot, Pikachu, Haunter, Gyarados e Mew. Io ho sempre un Butterfree, che ho una follia Butterfree. Ogni volta che magari ci gioco. Quanti pianti magari... quando Butterfree se ne andò. La puntata. Ash, guarda, veramente. Ash è uno stupido. Io non l'ho dai. Mai supportato. Quando ti favo per il Team Rocket. E quando volevo anche lasciare andare Pikachu, ricordate? No, cioè. Ash non è un allenatore. Ricordate la scena quando erano tutti nella caverna che nevicava, sì, c'era che freddo. Bello. E tutti i Pokémon che abbracciavano Ash. E secondo la Pokéball, sì. E lui piangeva. Che bello. È emozionante. Che piace la sigla sotto, la musica? E voglio essere il migliore, sai. Cos'è quella nuova? Non è uscita mai. Sì, però la musica adesso. Però hanno fatto la prima serie, l'hanno ridoppiata su K2. Con le pronunce corrette, perché non si dice mio, si dice miau. Miau. Non si dice Charmander, ma Charmander. Oddio, che ansia, no. Squirtle, pronto. Sì, infatti, quella potevano evitarla. Praticamente, per chi non lo sa, c'è hanno puntata. Doppiato Squirtle. Cioè, Squirtle parla adesso. Da quando i Pokémon parlano? Non so, Digimon. Non so, Digimon. In una puntata, non sa perché, Squirtle dice appunto, Squirtle, pronto? Vabbè. Quindi salutiamo la nostra amica Patrizia. Ciao, Patrizia. Che ci ha chiesto appunto di fare un video sui nostri ricordi di Pokémon. Quindi ti abbiamo accontentata. Quindi anche voi, se avete richieste, comunque, scriveteci, perché mi fa piacere, insomma, per quanto possiamo, cerchiamo di accontentarvi. Quindi da... me, Cosmo, perché molti vi confondete, pensate che lui sia Cosmo, invece no, io sono Cosmo e tu sei Luke e lui è Pikachu. Ecco. Poi è bellissimo, che ti faccio? Vero? È una droga. Basta. Andiamo a dormire con Pikachu. Ok, vi ringraziamo per aver visto il video. Sì. Mi raccomando, commentate. Fateci sapere i vostri Pokémon preferiti. I vostri Pokémon preferiti, quali sono? La vostra serie preferita. Il vostro gioco per Game Boy preferito con cui avete giocato. Quindi rosso, blu e giallo è cosa nostra. Però anche Pokémon Nero 2 era bello, eh? Nero 2, sì, anche XY. L'ultimo non ci è piaciuto. A voi, Sole e Luna, a noi non è piaciuto. No, non è io non ho anche finito. No. Comunque, fateci sapere appunto tutte le vostre preferenze sui Pokémon. Sì, vi invitiamo a iscrivervi al canale, a mettere mi piace al video, a seguirci sui social e attivare la campanellina tutto per attivare Facebook, le notifiche. Instagram. Ok. A presto. Ciao. Ciao.